Sandra Casano, una delle titolari della trattoria Roncone, collocata in Contrada Camma a Pantelleria. Il ristorante è a conduzione estremamente familiare, siamo 4 figli, 2 genitori, io e mia sorella Francesca ci occupiamo della sala e della gestione. Giusy, la sorella maggiore, e mia mamma Franca stanno in cucina, mio fratello Antonio e mio padre Michele al barbecue. Nasciamo nel 2019 da un'idea dei nostri genitori. L'idea è nata diversi anni fa, una 30 anni fa. Mio padre poi era una stalla e si facevano le raviole fantesche, il coniglio arrosto. Poi ho conosciuto Michele e lì è nata questa storia. Abbiamo creato questa famiglia. Franca, tu cucini bene. Michele dice, vabbè, abbiamo la stalla di mio padre qua. Facciamo un piccolo ristorante per i nostri figli e ci siamo messe. Qua parliamo di solo cucina pantesca. Le ravioli pantesche con la mentuccia, la busiata con la bruciola, il couscous, questo nostro di verdure, e questa cotoletta pantesca che non è la milanese. Cambia la mollica perché più o meno siamo sempre là. Il pane raffermo tritato, le mandorle, il prezzemolo e il parmigiano. Si metteva il pizzico d'aglio, ma qua c'è tanta gente che l'aglio magari non la digerisce, allora l'abbiamo sempre un po' evitato. Ma nasce con un pizzico di aglio. Carne di vitello messa a bagnare con olio e sale, così, un'oretta. Le bruschette è una carne farcita con la frittatina d'uovo, e la pancetta, il formaggio e la mollica, questa nostra sempre con le mandorle, il parmigiano e un po' di prezzemolo, fatto con il sugo, con la busiata. È un piatto antico nostro. Una volta, anzi, io faccio la frittatina, una volta si faceva l'uovo intero bollito, ma quando lo andavi a tagliare, non sai, l'uovo si rompe tutto, lo puoi fare a casa per poche persone. Qua il bacio, quello nostro tipico pantesco, e poi c'è il cannolo, ma noi l'abbiamo resuscitato in Roncone, quello scomposto. Poi ci sono le ravioli fritte che facciamo non sempre e anche gli sfince. La nostra specialità è la griglia. Il pesce si fa l'80% alla griglia. Carne, qua c'è un mattatoio che fanno carne locale. Il segreto è la legna di viti. Si sente un profumo, non c'è paragone. Facciamo questi aperitivi con le nostre focacce, sempre tipiche, antiche, pantesche. Il pomodoro, patate e la mollica di pane condita con il formaggio siciliano di pecorino e l'origano e i capperi. Dopo che è farcita con il pomodoro, le fette di patate, poi si mette sopra questa mollica con i capperi e questa farcitura qua. E poi c'è quella con la cipolla, i capperi che sono il nostro forte di Pantelleria e le melanzane.